Ok ragazzi, nuovo video. Oggi cercheremo di capire se in una fase di bulk, quindi di massa, conviene puntare sui carboidrati oppure viceversa sui grassi. Ora, io ho già fatto un video mettendo a confronto questi due macronutrienti che competono da un punto di vista di substrato energetico, quindi evidenziando un po' quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi dell'uno piuttosto che dell'altro. Però in questo video concentriamoci sul periodo di massa, perché un po' tutti in questo periodo stiamo in massa, quindi cerchiamo di capire se conviene puntare più su diete high carbs, quindi ad alto contenuto glucidico, piuttosto che diete high fat, quindi ad alto contenuto lipidico. Queste sono infatti le due scuole di pensiero e andiamo a parlare dell'argomento. Allora, iniziamo dai carboidrati, quindi delle diete high carbs. Che cosa vuol dire fare una dieta high carbs durante fasi di bulk? Ecco, si tratta di alimentazioni che sono sproporzionate a favore dell'apporto glucidico, quindi si parla di piani alimentari che hanno un apporto di 10 grammi e passa di carboidrati per chilo di peso corporeo. Quindi immaginiamo che io peso più o meno 80 kg in bulk, ecco, dovrò assumere circa 800 grammi di carboidrati e passa. E logicamente, per cercare di tenere basso e controllato l'apporto calorico generale, di contro tendiamo ad abbassare molto i lipidi, i grassi, che scendono anche sotto gli 0,6 grammi per chilo di peso corporeo. Quindi magari io sto a 800 grammi di carboidrati in massa, ma d'altro canto i grassi li tengo sui 35, 40, 45 grammi, quindi molto 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 bassi. Allora, il misunderstanding di base qua è che queste tipologie di bulk nascono in ambienti per atleti supportati da un punto di vista chimico, atleti che non hanno molto interesse a tutte le funzioni che sono di natura ormonale dei lipidi, perché gli ormoni arrivano per altre vie, e d'altro canto un supporto chimico permette generalmente, poi ovviamente dipende dalla molecola, però generalmente permette un maggiore uptake di glucosio a livello muscolare. In sostanza il muscolo è molto più recettivo e gestisce meglio i carboidrati, quindi anche apporti di 800-900 grammi di carboidrati al giorno non sono sostanzialmente un problema. Senza entrare nello specifico, comunque ci sono diversi vantaggi per questa strategia, mentre per atleti, per noi che siamo natural, sostanzialmente ci sono un sacco di problematiche, soprattutto da un punto di vista di sensibilità insulinica, perché tendiamo troppo a puntare sui carboidrati ed è vero che è il surplus calorico che fa la differenza, però comunque diete sbilanciate da questo punto di vista sicuramente possono portare a problematiche sul lungo periodo di gestione dei carboidrati. Cerchiamo di capire però quelli che sono i vantaggi, perché questa tipologia di alimentazione può essere anche utilizzata con senso, con logica e con ottimi risultati in contesti natural. Allora, innanzitutto il primo effetto di alimentazioni high carbs è quello di avere più volumi muscolari. Logicamente il muscolo è più pieno di glicogeno, quindi di tanta acqua, ed è tendenzialmente molto molto più gonfio. Di contro si tende ad avere anche un aspetto più acquoso, quindi è vero che siamo più gonfi, più grossi, però siamo anche tendenzialmente più acquosi, quindi da un punto di vista estetico non è necessariamente gradevole. Poi de gustibus, però di media è brutto a vedersi, ecco, mettiamo così. Però un vantaggio principale di questa tipologia di alimentazione è che c'è un forte forte boost da un punto di vista di performance, e abbiamo già spiegato perché il nostro tipo di sport è uno sport anaerobico, quindi uno sport che tende ad utilizzare come substrato energetico e che ha come substrato energetico di riferimento i carboidrati, il glucosio. Quindi conseguentemente un altro apporto di carboidrati ci permette di spingere tanto da un punto di vista di performance, sia in termini di intensità ma anche e soprattutto in termini di volume. D'altro canto, un altro effetto è quello di avere un maggior pump, che di certo ci aiuta e ci facilita molto anche in termini non solo di stress metabolico, quindi di adattamenti ipertrofici, ma anche di connessione mente-muscolo. Un muscolo che è in pump lo riesco a percepire e sentire meglio, e tendenzialmente il mio schema motorio sarà più corretto, perché riesco a concentrarmici e instaurare quella connessione mente-muscolo che vado a ricercare. Quindi, detto questo, cerchiamo di vedere di contro quelle che sono le diete high fat, quindi quelli che sono i vantaggi di questo approccio e perché nasce. Ora, cosa intendo per high fat? Sono alimentazioni in bulk in cui i carboidrati stanno più o meno sui 3 grammi per chilo di peso corporeo, quindi molto molto bassi, e tutto il surplus calorico che vado a prendere deriva dai grassi, quindi ho un apporto lipidico tendenzialmente molto elevato. Ecco, è una strategia che mi permette diversi vantaggi anche in questo caso. Il primo vantaggio è quello di avere sicuramente un aspetto molto molto più duro, nel senso che il muscolo è tendenzialmente più roccioso, e questo sicuramente è gradevole da un punto di vista estetico, e sono approcci che si sposano anche bene con quelli che sono i lean bulk, quindi i bulk in cui si vuole comunque mantenere un aspetto molto più asciutto, duro e granitico. Se ben gestita un'alimentazione high fat ci dà anche molta pienezza muscolare,
fare. Perché questo? Perché non dobbiamo scordare che nel muscolo ci sono anche dei depositi di trigliceridi intramuscolari, quindi tendenzialmente alimentazioni sbilanciate sui grassi tendono a dare un aspetto non solo roccioso, quindi duro al muscolo, ma anche tendenzialmente più gonfio. E questo è il motivo per cui molte ricariche prima della gara si fanno anche con i grassi e sodi e via scorrendo. Quindi questa è un'altra strategia e è un altro effetto delle diete high fat anche in periodi di bulk. Altro effetto sicuramente vantaggioso è di avere meno fame, meno appetito. Ecco, le diete high carbs di cui abbiamo parlato prima è vero che hanno magari anche alti apporti calorici, però si ha sempre fame, sto a 800 grammi di carbo e ho fame, e sono dei tipici sintomi di un metabolismo che tende a essere molto molto accelerato. Viceversa, quando si utilizzano diete più ricche di lipidi, allora tendenzialmente si ha meno fame, ma non solo, si ha anche una riduzione dei cosiddetti MUS, ossia i medical unexplained symptoms, i sintomi vaghi e aspecifici. Sono una serie di sintomi che si hanno quando non si sta in fisiologia, e di certo sparando i carboidrati altissimi potete star certi che non siamo in fisiologia. Quindi molti atleti riscontrano molta più calma da un punto di vista umorale, un miglior sonno, che è una cosa assolutamente importante. Magari ci posso dedicare un video specifico, anzi se vi interessa scrivetelo qua sotto nei commenti, ma soprattutto una minor letargia durante la giornata. Sì, perché alimentazioni sbilanciate sui carboidrati spesso fanno venire il cosiddetto abbiocco postprandiale, ossia dopo il pranzo mi vado a fare la pennichella, e quindi ho tendenzialmente uno stato di letargia e sonnolenza durante tutto l'arco della giornata. Ecco, questo si riscontra molto di meno quando la nostra alimentazione è un po' più sbilanciata verso i grassi. Quindi da questo punto di vista ci sono sicuramente tanti tanti vantaggi. Ora, per trarre delle conclusioni, quale dei due approcci mi conviene? In realtà nessuno dei due, nel senso che il mio punto di riferimento deve essere sempre quella, e ragazzi sapete che noi ci teniamo veramente tanto, della CG ratio, ossia il rapporto tra carboidrati e grassi. Questa CG ratio è un numero che si ottiene dividendo i grammi di carboidrati totali della settimana per i grammi di grassi totali della settimana, e deve essere un numero che è compreso tra il 5 e il 10. Perché questo? Perché se è compreso tra 5 e 10 vuol dire che non c'è uno sbilanciamento dell'uno o dell'altro, e quindi il nostro corpo sarà in fisiologia e sarà sempre in grado di shiftare, quindi passare dall'utilizzo dei carboidrati durante l'attività fisica all'utilizzo dei grassi a riposo, ok? Quindi in generale, qualunque sia la vostra scelta, se protendere più sui carboidrati o sui grassi, assicuratevi che la CG ratio sia compresa tra il 5 e il 10. Ma cerchiamo di dare qualche indicazione in più. Allora, primo punto, cercate di basarvi sui vostri feedback, nel senso che ci sono persone che reagiscono meglio e stanno meglio con alimentazioni più sbilanciate sui carboidrati, viceversa alimentazioni più sbilanciate sui grassi vanno meglio per altre persone. Quindi, ok, CG ratio compresa da 5 e 10, però prima di ogni cosa, per sapere esattamente dove collocarvi, basatevi sui vostri feedback personali, perché sono quelli che vi permettono di capire esattamente che state andando bene. Cioè, se non lo sapete voi, se non lo sentite voi che tutto sta procedendo per il meglio, allora non sarà di certo una tabella, non sarà di certo un video di Ludovico Lenne che ve lo andrà a dire e spiegare al meglio. Quindi, prima cosa, i vostri feedback personali. Ora, seconda cosa, a parte questo, personalmente io tendo a iniziare con una CG ratio un po' più sbilanciata verso il 10, soprattutto dopo periodi di cut. Questo perché i carboidrati, vuoi non vuoi, mi danno un boost metabolico molto più forte, che è quello che ricerco quando inizio a bulkare, quindi inizio ad aumentare il mio input calorico, andare in massa, e man mano che salgo, in un momento in cui logicamente il metabolismo sta a 1000, pian piano diminuisco la mia CG ratio. Quindi, in altre parole, vado ad aumentare più i grassi che i carboidrati e cerco di avvicinarmi verso il 6-7 più o meno. Quindi questo è un approccio che piace utilizzare a me, però no, ci sono tanti possibili utilizzi e tanti modi di lavorare. Quindi mantenete il corpo in fisiologia e basatevi sui vostri feedback. Ok, detto questo concludo. Io nel frattempo vi invito a scrivere qua sotto voi come vi comportate da un punto di vista dell'utilizzo dei carboidrati o dei grassi durante una fase di bulk di massa, se li ciclizzate, non li ciclizzate, protendete per gli uni, per gli altri, eccetera. E detto questo, vi rimando al prossimo video.